Allora, innanzitutto buongiorno e grazie a voi amici di Teremia che siete sempre attenti e sensibili alle problematiche politiche e non solo della città di Siderno. Sì, ci siamo espressi in merito all'uscita dell'amico consigliere Vincenzo De Leo dal nostro gruppo del Centro Democratico. Una decisione la sua che accogliamo con serenità, del resto la metabolizziamo ormai da svariato tempo. E quindi quella del 20 febbraio è stata solo l'ufficialità di un processo che si era già preparato da mesi. È una scelta che rispettiamo come gruppo consiliare, ma che certamente non condividiamo. Vero Quindi che non veniva chiamato, lui ha proprio dichiarato, non venivo chiamato, me come altri componenti alle riunioni di maggioranza, quindi arrivavo in consiglio non conscio di quello che si andava a discutere. guardi, assolutamente no, e ora le spiego. Do atto all'amico Vincenzo De Leo che inizialmente ci sono stati degli errori dal punto di vista organizzativo, ma che secondo me sono figlie di una non esperienza trentennale, no? Tranne che alcuni componenti del nostro consiglio comunale, voglio dire, molti siamo giovani, non abbiamo un'esperienza lunghissima in politica, quindi gli errori ci possono stare, una cattiva organizzazione iniziale ci può stare, che ora però piano piano abbiamo affinato. Quindi ci sono state poche, magari pochi incontri di maggioranza, però non le sembra davvero poco poi per arroccarsi in una posizione così critica, senza via d'uscita. Per quanto riguarda poi il fatto che lui afferma di non essere invitato, confermo esattamente il contrario. È stato sempre e regolarmente invitato alle riunioni di maggioranza. Nella parte finale, poi, negli ultimi mesi, si è assentato a qualche riunione e il fatto più grave, che poi ha inciso moltissimo sul non continuare ad invitarlo, è stato che durante una riunione di maggioranza, a cui era stato regolarmente invitato, ha disertato questa riunione e durante una momentanea assenza di uno dei componenti della maggioranza per spostarsi in un'altra sala del nostro comune, Vincenzo De Leo è stato trovato nella stanza del segretario a chiedere delucidazioni in compagnia di qualche altro componente dell'opposizione al segretario, ma giusto sul punto che noi stavamo trattando nella riunione di maggioranza a cui lui era stato invitato. Chiaramente la cosa ci ha lasciati un pochettino perplessi, ci ha portato a non chiamarlo più alle riunioni di maggioranza, ma penso che la stessa identica cosa avrebbe fatto qualsiasi altro gruppo. A parte il PD che ultimamente se n'è andato all'opposizione, la vera opposizione era da Il Volo o Sgarlato, quindi Forza Italia. Vicino a chi lo vedrebbe lei? Se è No, possibile. guardi, su questo non mi voglio pronunciare. Noi, come le dicevo, abbiamo grande rispetto per la persona di Vincenzo De Leo, quindi sia dal punto di vista personale che professionale. Ci lega a lui una grande amicizia, non condividiamo questa scelta, ma sul resto non mi voglio pronunciare perché saranno delle valutazioni che Lo porterà vedremo avanti anche. lui. Lo vedremo, sì, assolutamente sì. Noi, gli altri componenti del Centro Democratico, rimaniamo uniti e consapevoli ovviamente delle difficoltà che ci troviamo ad affrontare, ma con molta umiltà e senso di responsabilità cercheremo di andare avanti in pieno sostegno al nostro sindaco.